puoi scappare e affronterai l'esame. Quello con eccoci qua, intanto ormai penserete che lo stiamo pedinando, ormai siamo sempre in sua compagnia ed eccoci qua nel backstage, proprio in compagnia di Simone. Ciao ragazzi, sono invidioso di lei. Cercando le risposte e ti ricorderai. Ma lei la prima così in casa, no? Con la luce normale, quella, sai quella che è? Cioè tutti diventano bianchi di più, che sono sempre... No, comunque grazie di essere venuti, ringrazio davvero di cuore voi la possibilità che mi date anche di parlare di questo ulteriore concerto di beneficenza che ormai siamo diventati un connubio dall'Italia, può farlo Simone Tomassini, Paolo Meneguzzi, insomma, ormai siamo diventati una squadra. Squadra che vince non si cambia, quindi assolutamente. Andiamo avanti e... No, sì, stasera per Tematico Minocchio, 30 giugno 2012, a 4 anni esatti dal concerto di appunto 4 anni fa del 2008, e, sempre in onore di mio papà, io pensavo di fare una piccola cosa tra virgolette tra amici. In realtà poi è diventata una cosa che ha coinvolto tutto, tra l'altro la cosa bella della giornata di oggi è che tutte le associazioni, la Proloco, Colore Caramella, il Comune, tutte le persone volontarie, l'Aquila, cioè la Protezione Civile, la Polizia Locale, insomma tutti si sono, ognuno di loro ha dato qualcosa. Infatti, naturalmente dicevano, se ci dimentichiamo di qualcuno non è per importanza, no, ma, è solo per me. Ma guarda, dicendo che, cioè, anche facendo i nomi, non puoi, perché dovrei fare 4.000 nomi, quindi cioè, io dico le associazioni, l'Aido, i pensionati, dove c'era il direttore tanti anni fa, era mio nonno, poi purtroppo è mancato anche lui perché io ho avuto questo doppio colpo, no? Però mi ha steso ma non mi ha ucciso. Palcolo ma non muore. Esatto, che è stato aver perso mio padre e mio nonno nel giro di un mese. Siccome abitavamo tutti insieme è stata per me una cosa tragica, no? Perché ovviamente poi ero l'unico uomo della casa, perché c'era mia nonna, mia mamma e mia sorella, per cui oltre a essere abbattuto io, dovevo anche cercare di tenere su tutta la mia famiglia, in un momento anche particolare musicale mio, dove volevo anche cambiare, capire un attimo dove, che strada prendere. Guarda, mi sento in imbarazzo perché non posso immaginare veramente come ci si possa sentire, però sono felice di trovarti qua oggi. Sono felice di trovarti qua e di trovare questa grande famiglia perché sì, siamo rimasti veramente allucinati da quello che c'è intorno a te, veramente. Questa è Simone, la Big Family, assolutamente. Simone, la Big Family, perché tutte le persone che sono qua stasera, ma davvero, lo dico non perché faccio sviolinate, perché, ecco, Vertemate c'è una cosa, è un paese particolare, nel senso che forse da lì che ho anche un po' imparato la mia scuola della vita, la mia educazione, il mio modo di pensare. Io non mando mai qualcun altro a dire le cose al mio posto, io sono io la prima persona che vado a dirle. E proprio è stata questa la cosa anche fantastica, cioè il fatto che io volevo solo fare un omaggio a mio padre e a mio nonno ovviamente, ma in realtà poi è diventata una grossa scusa per aiutare i terremotati dell'Emilia. Purtroppo dico perché è una tragedia, preferivo raccogliere, tanto suona il telefono. Ma sì, ogni tanto, è proprio... Ah, è tuo proprio, bellissimo. È proprio il mio che non sapevo... Ma hai ragione, no, ma vedi adesso. No, dicevo che cioè, preferivo raccogliere i soldi, che ne so, per i bambini nella scuola, ma per farli giocare. Per i bambini per la scuola, per farli ridere, no? Non per ricostruirgli la scuola, cioè questa è una cosa allucinante, no? Cioè il fatto di pensare che io Simone, o comunque tutti gli altri artisti anche vicini, perché ci sono tanti concerti nella zona dove comunque stanno aiutando anche altri terremotati. Però la cosa assurda è che io devo aiutare i bambini a trovare un posto dove andare a imparare. Però sai che c'è una cosa che ti fa particolarmente onore e che noi ci teniamo a ricordare, il fatto che tu non hai detto come tanti comunque, durante l'emergenza raccolgo fondi e poi che le associazioni se ne occupano, ma tu hai detto io Simone mi impegno in prima persona a portare i soldi in Emilia. Infatti la cosa diversa rispetto a tutti gli altri, il fatto che io raccogliamo 100, raccogliamo 2, raccogliamo 1000, raccogliamo 10.000, spero il più possibile.
poi stasera ci dovremmo fare dei punti al muro mentre ci sarà il mio concerto, però la cosa fantastica è che io e il mio sindaco porteremo al sindaco di Fabri con le mani di Gianni proprio a lui i soldi, cioè lui, senza filtri, no? Perché la cosa bella è che quando fanno le cose, le manifestazioni grosse, sì, raccolgono magari tanti soldi, però tanti poi spariscono in qualche modo, no? Invece in realtà qui ce ne sono mille. No, questa è una cosa stupenda perché la diversità, noi tantissimi anni che seguiamo comunque eventi di beneficenza, siamo stati all'interno di grosse associazioni Onlus. Questa è la prima volta veramente che siamo sicuri di partecipare a un evento di soldi. Qua i soldi arrivano. Anzi, ripeto, se vuoi, io sono grosso, ti scorto. No, però, e poi ho dato la possibilità, allora oggi pomeriggio hanno fatto questo torneo di mini basket e sono contento che i ragazzi crescano. Ecco, loro sono fortunati, no, i nostri bambini, qui di divertevate, giocano, si divertono, non sanno neanche che cos'è la guerra, non sanno neanche che cos'è le tragedie. Là invece ci sono bambini che in questo momento giocano, ma in mezzo al tende, ed è una cosa assurda. E quindi il fatto che oggi tutta questa giornata un po' sia dedicata anche ai ragazzi, mi fa... All'epoca, quando ero un bambino io, c'era la festa dei ragazzi, oggi è un po' come la festa dei ragazzi. Certo. E l'abbiamo voluta a tutti i costi, io e il sindaco Roberto Sironi e tutti, cioè con lui io raggruppo tutti, dal parroco, tutte le associazioni, che poi veramente nei paesi, no? Ah, ma tu hai fatto di più di me, io ho fatto di più di te. Invece questa volta, come potete notare, c'è, qui non ha fatto niente di più di nessuno, qua hanno fatto tutto tutti. Quindi questa è la genialata e la cosa forte di questa serata, di questa giornata. Poi. E poi io ho portato insieme a me Martina, Barbara, due animatrici per i bambini che si sono vestite, e anche loro a titolo completamente gratuito, stanno facendo i palloncini, stanno truccando i bambini, e non solo, anche le signore, vedo che ormai si fa fare il cuoricino, le robe ormai è diventata una moda. Ed è questa la cosa bella, perché alla fine anche il palloncino, cioè, ha il significato, Fabri, certo. Loren con le magliette, cioè ognuno ha messo del suo, poi ognuno raccoglie dei soldi per appunto. Assolutamente. E un'ultima cosa che io volevo far notare a tutti quelli che ci seguono, noi siamo molto vicini agli artisti emergenti, di solito i concerti li apre una band, due band, tu hai dato la possibilità oggi, oltre che a noi, ad altri 15 cantanti emergenti di cantare prima di te. Sì, io... Questa è una cosa che penso che tu abbia fatto solo tu al mondo. Perché è giusto così, perché gli spazi sono pochi, capisco che io sono uno di quelli fortunati che oggi può povero padre, povero pubblico, povero della gente, e ho detto perché no, cioè perché dare la possibilità solo a uno, cioè siete in tanti, siamo in tanti, cantiamo, e ognuno proprio poi anche magari in modo anche inedito, come nel vostro caso, ci sono anche altri ragazzi che canteranno pezzi loro, come il ragazzo che sta dietro la telecamera, cioè voglio dire, ci sono tutta una serie di personaggi anche diversi, no? nel genere, no? C'è il rock, c'è il pop, c'è il jazz, c'è il blues, mi sembra c'è anche un ragazzo che suona blues, ci sono dei ragazzi che suonano Bob Dylan, insomma, abbiamo mischiato tutto, quindi questa è la cosa forte, il fatto che io sia un rocker, però questo non significa che... È un'altra cosa importantissima, perché comunque sei vicino alla realtà. Poi ve la dico solo a voi, che tanto la smetti solo voi, la scaletta non dovete dirla nessuno, tanto so che... No, inizierò con Chi sarà, che è il pezzo di Giuseppe Feliciano, di Ricchi e Poveri, il paese mio, che stai sulla piedi, se sarà un significato, penso, io penso che, se non stramazzo a terra a iniziare a cantarla, prima facevamo le prove, modo rock, già era un'emozione, in modo rock, quindi sarà che sarà completamente diverso. Va bene Simone, grazie. Io direi che abbiamo detto un po' tutto, sicuramente poi durante il tuo concerto saremo... Dice. È arrivata Giorgia, vedi? Sembra Sandra Mondaini. Ciao! Vengo? Ciao! Oddio! Come Pusha! Ma chi sei? Hai visto? Sei la Carrà! Sono la magica Amy! Sara, perché sei fidanzata? Sennò si chiama Simone! C'è Simone, l'hai lasciato a casa? L'ho lasciato a casa? Hai fatto bene. Vero? Hai fatto bene. Se no eravamo in troppi. Perché io non so giocare al prendi due, che si gioca in 5. Io so fare scala 40, quella roba lì.
Spadassi, Briscola, siamo in quattro, siamo in tutto, non puoi solo riprendere, basta. Così nessuno bara. Va bene Simo, sei stato gentilissimo. Ti lasciamo, sì, però non molto. Una cosa, una curiosità. Prima che inizi il concerto, cosa fai? Una preghiera, un gesto scaramantico? Saluto mio padre. Ma stasera lo saluteremo stasera. Tutti con te. Faremo un saluto collettivo. Grazie. Grazie a voi. Viva Fabio.